Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con voi per tornare a parlare del tema del giorno di oggi. Oggi, come abbiamo già visto con il nostro primo ospite, parleremo di autismo. Il 14 e il 17 dicembre scorso infatti è stato firmato il protocollo integrato Welcome Blue tra il Comune di Verona e diversi enti territoriali con lo scopo di dare una felice fruibilità dei locali e degli esercizi veronesi per le persone che vivono nello spettro autistico e le loro famiglie. Con il protocollo sono state organizzate appunto due giornate formative, due webinar che si sono svolti appunto il 14 e il 17 dicembre e la Gran Guardia per questa occasione resterà illuminata per tutte le festività natalizie di blu insieme a Palazzo Barbieri. Ma oggi parleremo anche di come le persone con autismo vivono la loro quotidianità e di come la pandemia sta influendo su di esse, come abbiamo visto anche durante la nostra prima intervista. E per fare questo siamo in collegamento con il dottor Leonardo Zoccante, coordinatore del Centro Regionale di Disturbi dello Spettro Autistico di Verona. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, dunque, il centro veronese che dirige lei è un'eccellenza nel panorama regionale e nazionale. Di cosa vi occupate nello specifico? Allora, il centro che è ubicato all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è un centro che si occupa di diagnostica, cioè di fare le diagnosi ai bambini che giungono appunto in osservazione, si occupa di diagnostica differenziale, cioè di capire quali possono essere anche altri disturbi che si collocano vicini allo spettro autistico, e poi si occupa di clinica, accertamenti clinici per andare a cogliere quali possono essere le cause che sottintendono i disturbi dello spettro autistico, e poi infine si occupa di ricerca, facciamo anche un'importante attività di ricerca scientifica. Ecco, lei con la dottoressa Sirone, come abbiamo detto, ha partecipato al webinar come in qualità di relatore, questi webinar organizzati dal Comune e dagli altri enti territoriali dedicati all'inserimento, all'inclusione e delle persone con autismo nella società. Ecco, qual è l'approccio da usare nell'avvicinarsi a una persona con disturbi dello spettro autistico e perché è ancora così complicato per queste persone inserirsi e farsi accettare nella società? Allora, il disturbo dello spettro autistico è uno dei disturbi che comportano una invalidità sul piano sociale, proprio perché la persona con autismo fa molta fatica a, diciamo, a mettere insieme, integrare, associare più aspetti organizzativi quando appunto noi dobbiamo compiere una determinata attività. È come se la persona con autismo avesse un pensiero ipertrofico ma molto localizzato, molto, diciamo, ristretto, e fa molta fatica a prendere in considerazione, come vi dicevo, i tanti lati, aspetti o sfaccettature di una, diciamo, di un'attività in modo che possa essere integrata. Faccio un esempio: se io da qui da Borgo Trento voglio raggiungere Borgo Roma, ho una serie di strade che io conosco e posso scegliere. Sarebbe invece un grosso problema se io, partendo da Borgo Trento e voglio raggiungere Borgo Roma, quello che succede è che continuo a girare su me stesso all'interno del quartiere di Borgo Trento per mezza giornata senza raggiungere Borgo Roma. Che cosa comporta questo? Comporta che una persona con disturbo dello spettro autistico è finalizzato su una cosa senza però prevedere tutto il corollario, quindi con una grossa difficoltà nell'ambito della comunicazione e della socializzazione, proprio perché non vede tutte le sfaccettature dell'agito. Certo, certo. Ecco, si può definire l'autismo come una patologia ancora poco conosciuta in Italia? Beh, adesso stiamo facendo notevoli progressi nell'ambito della ricerca. Ovviamente, quando una persona ha il disturbo dello spettro autistico, ritornando anche alla sua domanda precedente, noi
organizzando l'attività, cioè dando alla persona con autismo quegli input che gli fanno capire anche quali sono un po' le sequenze da compiere, come si coordina un'attività, la persona con autismo ne trae notevole beneficio. Abbiamo una collaborazione stretta con l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale stiamo portando avanti importanti ricerche sull'intercettazione precoce, cioè nell'individuare i sintomi il più precocemente possibile, quindi nel primo anno o due anni di vita, in modo tale poi con la collaborazione della famiglia di intervenire per favorire un intervento abilitativo molto precoce e proficuo sul piano poi della resa. Ecco, quanto è stato difficile, l'abbiamo visto anche con la dottoressa Sironi, ma lo chiediamo anche a lei, quanto è stato difficile per le persone con autismo affrontare le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria? Perché le abbiamo vissute con difficoltà tutti noi, ma insomma immaginiamo che per le persone con questo tipo di disturbo sia doppiamente complicato. Sì, allora ci sono delle forme di disturbi dello spettro autistico che con l'emergenza sanitaria hanno avuto importanti disagi, tutte quelle forme di disturbo dello spettro autistico dove il bambino ha dei ritmi, delle ritualità, come vi ho detto prima, no? Che si ipertrofizzano su un'attività e se tu gliela cambi, la modifichi, questa persona va in notevole disagio. Abbiamo avuto quindi delle persone, soprattutto poi quelle forme di autismo che hanno una tendenza all'iperattività, che hanno bisogno di uscire, bisogno di muoversi, comporta dei problemi per rimanere all'interno di uno spazio chiuso. Ci sono degli altri invece che hanno tratto dei benefici indirettamente, nel senso che rimanevano protetti all'interno del loro edificio, ma purtroppo perdendo tutto quello che era stato acquisito prima mediante gli interventi abilitativi. Per cui possiamo avere purtroppo delle conseguenze legate al Covid su più aspetti a seconda delle diverse forme di autismo. Chiaro, è stato molto chiaro. E allora noi insomma ringraziamo e salutiamo il dottor Leonardo Zoccante, grazie per essere stato con noi questa mattina. Prego, arrivederci, saluto tutti gli ascoltatori. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento oggi allora alle 12.30 con il nostro Buongiorno Verona e naturalmente una nuova intervista per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.